Per il libro della settimana oggi consiglio un libro che poi in realtà è poco più che un racconto e si trova addirittura integrale su internet, però se lo volete in formato cartaceo è edito da Fazzi Editori, mi sembra anche da Marietti, io sono una vecchia edizione. Si tratta del racconto dell'anticristo del filosofo russo Vladimir Sergeyevich Salavyov. Vladimir Salavyov, tra l'altro c'è un giornalista russo che è completamente vivente, attuale, che è completamente omonimo di questo filosofo nato nel 1853, morto nel 1900. L'attuale giornalista russo ha fatto scalpore ultimamente perché ha fatto un'uscita su Mussolini dicendo che era un uomo ammirevole, e questo in Russia dirlo, anche qua, ma anche in Russia dirlo perché è fascista in russo. Suona malissimo, in realtà ha più significato di nazista. Comunque, chiusa la parentesi sul Salavyov di adesso, riprendiamo il grande filosofo, il filosofo di fine Ottocento, contemporaneo di Tolstoi. In realtà, probabilmente questo racconto dell'Anticristo è una risposta al cristianesimo eterodosso di Lev Tolstoi, i suoi scritti spiritualisti che gli costarono anche la scomunica da parte della Chiesa ortodossa. Cos'ha di particolare questo racconto dell'Anticristo? La descrizione stessa dell'Anticristo è stato molto ripreso da prelati, anche da Papa Benedetto XVI, questo racconto, anche dal Cardinal Biffi, mi pare, però può essere letto anche da non religiosi. Salavyov era un ortodosso che simpatizzava per la Chiesa Cattolica, questo va detto, cosa non scontata, perché se invece uno legge Florensky, il Leonardo da Vinci russo, grande, poi era un pope, è stato anche un matematico, un iconografo, un artista, un filosofo, era un uomo di tante... di vari talenti che venne fucilato dai bolscevichi. Florensky fa capire che lui è proprio ortodosso. Salavyov è un ortodosso con qualche simpatia per il cattolicesimo, ma questo racconto dell'Anticristo in realtà, secondo me, può essere letto tranquillamente anche da un non credente, anche se l'impianto religioso è molto forte. La letteratura russa è profondamente religiosa. L'ateismo di Stato sovietico è stato solo superficiale. Se poi prendiamo addirittura la letteratura russa dell'Ottocento, Dostoevskij è profondamente religioso. Questo anticristo chi è? È un uomo ammirevole, è un filantropo. Attenzione a questa parola, il filantropo. È un uomo che vuole portare la pace. È un vegetariano, un animalista, dà soldi alle associazioni animaliste. È questo il quid. L'anticristo non è cattivo, si presenta come buono. Anche le dittature più violente, il fascismo, il nazismo, si sono presentate in chiave positiva. Noi adesso a posteriori ne leggiamo la chiave negativa perché sono cadute, è venuto fuori tutto quello che doveva venire fuori. Però prendiamo il nazismo, che noi percepiamo come male assoluto. Hitler chi era? Chi era? Era un vegetariano, era un animalista. Guarda caso, le prime leggi serie sulla protezione animale sono state fatte nella Germania nazista. Questa, Salavyov è addirittura profetico in questo. Era un uomo che ci teneva al popolo, alla Volkswagen, l'auto del popolo. Questa era la faccia di propaganda, era una faccia buona. Il tiranno, il dittatore, il cattivo non verrà mai a dirti io sono l'anticristo. L'anticristo è buono. Però l'anticristo è egoico. Questo è il punto di Salavyov. Quest'uomo così ammirevole, questo superuomo lo definisce così, non disprezza Cristo. Attenzione.
ha un grande rispetto per Cristo, lo dice chiaramente. Ma Cristo non è che un riformatore, io forse devo inchinarmi davanti a lui. È marcito nella tomba. Io devo inchinarmi come una donnetta polacca, dice. Questo, devo inginocchiarmi come una donnetta polacca. No, lui è marcito nella tomba. Non è vivo. L'anticristo è buono. Ti dà però la salvezza su questa terra. Non ti dà la speranza oltre. Perché la forza del cristianesimo sta in questo. Un uomo ha vinto la morte. L'anticristo è egoico. Era un grande riformatore Gesù Cristo. È un mio predecessore. È un mio predecessore. Io porterò il massimo. Io porterò la pace. Non come lui che ha portato divisione. Soprattutto c'è il tentativo di unificazione. Allora, l'anticristo pone una salvezza politica. Questo Solovyov muore nel 1900, allo scoccare dell'anno 1900, allo scoccare del fatidico XX secolo, il secolo delle salvezze politiche. Abbiamo fatto l'esempio dei nazisti, ma i comunisti, la democrazia stessa, non sono che la democrazia quando, non come forma di governo, che è la migliore possibile, perché come diceva Churchill è la peggiore esclusa tutte le altre, ma quando diventa una specie di religione, come quando Bush tentò di imporla a popoli che non la volevano, fondamentalmente non erano pronti, non la volevano. Questo voler portare questa salvezza politica, terrena, il comunismo stesso, io ti impongo la salvezza nel nome di Marx e di Lenin e di Mao Zedong, devastando culture. È successo quello che sta succedendo tuttora in Tibet. Ah, voi siete feudali, io vi darò la felicità, vi distruggo la cultura, non volete, non capite niente voi. La salvezza politica, la salvezza su questa terra, in nome di un'unificazione sotto un'unica bandiera, in cui questo filantropo, come Soros è un filantropo, questo filantropo si pone quasi come imperatore, anzi si parla proprio di imperatore. La cosa ancora più inquietante, proprio in questi giorni di Brexit, del racconto di Solovyov, che lui parla degli Stati Uniti d'Europa. L'anticristo è il presidente dell'Unione Europea, la chiama proprio Unione Europea. Questo unire i popoli apparentemente col bene, apparentemente per una buona ragione, in realtà andando contro la loro stessa natura. Io sono quello spirito che vuole il bene, dice il diavolo a Faust, nel Faust di Goethe. Ed è una cosa ripetuta anche in un altro grande classico russo di cui abbiamo già parlato, il Maestro Margherita di Bulgakov. Il racconto dell'anticristo verrebbe da usare la solita parola, è attuale. Sì, è attuale perché si parla di un'Unione Europea retta dall'anticristo e sembra attuale per questo. In realtà prelude a tutte le porcherie del XX e del XXI secolo. Uno può leggersi in controluce il nazismo, è vegetariano, è animalista. Può vederci il comunismo in tutto questo umanitarismo che viene sbandierato. Può vederci per sé. Ripeto, l'anticristo è un filantropo, può vederci addirittura Soros con le sue rivoluzioni colorate e il suo dare soldi appunto a queste rivoluzioni colorate che poi abbiamo visto in Libia, ad esempio, cosa hanno fatto, solo combinato un disastro totale per cui adesso c'è una terra che si sbrana. Questo mascherare con il bene ciò che è male. Vediamo anche una certa
la negazione della trascendenza che oggi c'è. Ah, Cristo era bravo, ma è morto. Morto. Moriremo tutti. Siamo destinati alla morte. Io vi do la felicità qua su questa terra, ma senza l'oltre, la felicità su questa terra non esiste. È una felicità effimera. È quella felicità sulla terra che hanno promesso i paradisi socialisti e che non si è mai avverata. Ripeto, il racconto dell'Anticristo lo trovate tranquillamente anche su internet. Va letto. Io ho dato solo un assaggio, anche inadeguato. È un testo potentissimo, non è uno dei classici russi più noti, non è Tolstoi, Tolstoi appunto lui si oppone a Tolstoi, non è Tolstoi, non è Dostoevskij, non è il dottor Zhivago, non è il maestro Margherita, non è Chekhov, non è nessuno di questi grandi classici che noi conosciamo, ma è un capolavoro. E anche se è religioso, secondo me anche un non credente lo può leggere, magari anche capire e non irridere più chi crede nel trascendente o chi spera nel trascendente, meglio dire. Magari anche capire che il male è travestito da bene. Se pensiamo a Obama, con quel suo bel sorriso d'Urban, con quella sua abilità predicatoria da Martin Luther King, con questo suo Yes We Can, questo suo essere il buono. Sette guerre. Sette guerre. Il cattivissimo Trump, l'azione più tremenda che ha fatto è stato uccidere sulle mani, senza far vittime civili. Obama sette guerre, col rischio di una terza guerra mondiale con la Russia, ci siamo andati a tanto così. Questo è l'anticristo. Mai fidarsi di chi si, di chi si presenta come buono. Diffidare. E poi anche su queste unioni di popoli fraterne a cui si dà la pace, che in realtà sono paci che strozzano e soffocano i popoli. E anche quello è un male. Solovyov parla dell'Unione Europea, retta dall'Anticristo. Lo vediamo sui nostri, con i nostri, sotto i nostri occhi. Non so qual è il computo dei bambini greci morti, grazie a questa costruzione di bene.